acque ribollenti, la dea che sta nel mezzo tra il mondo profondo, sotterraneo, ctonio e quello dell'aldilà, la dea della fertilità, è naturalmente situata in questo luogo. Un fosso mortale avvolto da esalazioni gassose, la Valle d'Ansanto, antico luogo di culto della dea Mefite, in Irpinia, a pochi passi da Rocca San Felice. Mef Itis era questa dea del passaggio. È facile intravedere in un luogo così terribile l'ingresso all'Ade. Est locus, Italia Medio, sub montibus altis. Nobilis et fama multis memoratus in oris, am sancti valles. Hic specus horrendum et sevis piraculaditis mostrantur ruptoque ingens acheronte vorago, pestifera aperit fauces. C'è nell'Italia centrale un luogo alle pendici di alti monti, di cui molto si parla per la nobile fama, la Valle d'Ansanto. Qui un orrendo speco e diversi spiragli di dite vengono mostrati e una grande voragine dove inizia l'acheronte che spalanca le fauci pestifere. In questa citazione del settimo libro dell'Eneide di Virgilio, il racconto antichissimo della Mefite nella Valle d'Ansanto. Gas che si sprigionano dal cuore della terra, raccontano di riti antichi e della celebrazione di questa dea sospesa a metà tra la vita e la morte. Sentirsi dire dai contadini del luogo «Quagliù l'ase more» è il grido di allarme che forse con un'altra lingua e con altre parole avremmo ascoltato anche 3.000 anni fa. Luogo di passaggio e di culto, dove ci si recava per venerare e interrogare l'oracolo della grande dea Mefitis, presso un laghetto grigio in eterna ebollizione, dove sbuffano velenosi soffioni sulfurei che ribollono tra vortici e gorghi. È indicato nell'Eneide come una delle porte degli inferi. È un fenomeno dove si verifica uno sviluppo di anidride carbonica che veramente è eccezionale, è unico insomma. Il paesaggio lunare, l'assenza di vegetazione, il rumore dei soffioni lo rendono direttamente un luogo che mostra un altro mondo. In comunione con le forze buone di questa divinità plurima, abbiamo incontrato Raffaele Bertolini, l'osco Raffael, l'unico uomo capace di scendere nel vado mortale e raccogliere materiali per le sue creazioni. Stiamo camminando verso la porta degli inferi, dove siamo? Siamo qui in un luogo sacro dove veniva venerata la grande madre, la dea Mefite, in un luogo misterioso e nello stesso tempo affascinante, che la natura e la grande madre ci dona guardando questo luogo, per capire i passaggi dei popoli che sono attraversati qui e venerando questa dea, la Mefite, dea della fertilità e dell'abbondanza. L'osco Raffaele indossa quattro animali, la pecora, la volpe, la capra e il lupo. Sono le pelli che il popolo osco aveva a disposizione, in mano a un bastone, elemento presente in diverse sepolture, una parrucca vegetale, realizzata con un ceppo di festuca eterofila, pianta tappezzante del bosco di Santa Felicita, il corno di bue che annuncia sempre la sua presenza. Questo posto che affascina e allo stesso tempo dà mistero, è misterioso, quindi arrivando qua in questo posto di carica di energia, l'energia che ognuno di noi ha dentro e io la sviluppo manifestandola sia con questo
personaggio che dell'Osco, è una civiltà di 3.000 anni fa che attraversando questi luoghi si è anche fermato qui a venerare questo luogo e questo posto particolare, venerando questo processo della natura che si manifesta con grande forza dalle profondità della terra, circa 10.000 metri, cui adesso gli scienziati studiosi stanno ancora studiando per capire il fenomeno, come si sviluppa. La bocca dell'inferno, dove siamo e soprattutto cosa vediamo intorno a noi? Allora, voi non state osservando una semplice pozzanghera di acqua ribollente, più o meno fangosa. Siete in uno dei posti che noi tecnici chiamiamo geositi, o meglio geoarcheositi, tra i più importanti d'Italia. Sono pochissimi i luoghi in Italia dove c'è questa commistione tra fenomeno geologico, emergenze botaniche, storia, archeologia e mitologia così intense come quelle che possiamo registrare nel geosito della Mefite in Valle d'Ansanto. Un unicum di questa parte dell'Appennino meridionale, dove le emissioni di CO2 rappresentano la fonte più grande al mondo di questo gas sotterraneo. La Mefite di Rocca San Felice è osservata speciale nel monitoraggio geofisico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per osservare ogni collegamento e relazione tra fluidi e tettonica e come i due processi possano influenzarsi. Per molti secoli interpretata come un luogo vulcanico, di vulcanico non ha nulla se non l'aspetto esteriore. Tecnicamente si parla di pseudo-vulcanismo. Ma la suggestione del luogo, questo paesaggio lunare, l'assenza di vegetazione, il rumore dei soffioni, lo rendono direttamente un luogo che mostra un altro mondo, non un luogo terreno. Un archeologo francese ha detto che è naturalmente sacro. Mettiamoci nei panni del pastore transumante sannita di circa 3.000 anni fa, che si imbatte in questo luogo così misterioso, e gioco forza individuarci una divinità, una manifestazione della potenza dei fenomeni della terra. Avvicinarsi molto, specie se non si è controvento e non si è accompagnati, è estremamente pericoloso e infatti ha causato la morte sia di persone che di animali. Per dovere di cronaca spieghiamo che si scende ad ammirare la Mefite solo rigorosamente accompagnati dagli esperti e dalle guide autorizzate. È una giustissima osservazione. Bisogna valutare bene la circolazione dei venti, ci vogliono persone esperte del luogo. Non si scende con leggerezza, io lo sconsiglio totalmente, se non accompagnati da persone che sanno quando e come scendere. In realtà si tratta di un fenomeno particolarissimo. Si chiama tecnicamente degassazione profonda di fluidi che provengono da diversi chilometri di profondità e lungo delle linee di faglia trovano la loro fuoriuscita in questo luogo. Non è unico nell'Appennino. Ce ne sono altri, ma non di questa portata e non possiedono questo coacervo di cui parlavo prima, di letteratura classica, di religiosità, di mitologia. Gli scavi condotti nella valle hanno portato alla luce la ricca stirpe votiva del santuario, che ne prova l'esistenza, almeno dal IV secolo a.C. Statue di terracotta e di legno, monete e oggetti d'oro, una collana di ambra con graffiti di volti umani e un frammento di terracotta che reca una dedica incisa a Mefite e Ravina. Sono tuttora custoditi nelle sale del Museo Irpino ad Avellino, nel carcere borbonico. Mefitis era questa dea del passaggio. È facile intravedere in un luogo così terribile l'ingresso all'Ade ed è facile anche cogliere il passaggio da una dea buona della fertilità, delle sorgenti, una dea amica, una dea che rigenera, una dea che salva, alla concezione invece romana di questa dea, luogo demoniaco, luogo pericoloso, luogo dove non venire.
Nella concezione cristiana la mefite passò ad indicare l'inferno e le esalazioni gassose divennero espressione del diavolo. Il culto di Mefite durò circa 1000 anni, dal VI secolo a.C. al IV secolo a.C., fino a quando nell'Ansanto arrivò San Felice da Nola con l'intento di evangelizzarlo. Così il tempio della dea pagana fu distrutto per essere sostituito da una chiesetta dedicata a Santa Felicita e i suoi 7 figli martiri. E il sito, avendo acquisito questa accezione demoniaca negativa, è risultato utile anche alla cristianizzazione di questa zona, perché per eradicare un culto così pervasivo e così diffuso di questa dea pagana, i cristiani hanno colto nella tradizione tarda romana di posto demoniaco un assist formidabile. Hanno spostato alcune caratteristiche della dea sulla santa cristiana Felicita, della quale si conserva un piccolo edificio votivo sulla collinetta che vediamo di fronte. Il posto però resta negli animi delle persone del luogo. Sono tutti ancora fermamente convinti che qui ci sia qualcosa. L'Osco Raffael, Raffaele Bertolini, nel suo laboratorio tra i vicoli di Rocca San Felice, riprende la linea delle Xoanon, nate dalle mani dell'umanità fanciulla, comuni in tutto il bacino del Mediterraneo, dando vita così a creazioni uniche con i materiali che raccoglie nel guado mortale. Qui a 2 passi dal castello c'è il tuo cenacolo. Laboratori di Osco Raffael con più artisti irpini e associati che divulghiamo arte del territorio. Che raccontano innanzitutto il culto della dea Mefite. Sì, in questa stanza troveremo alcuni oggetti che riguardano sempre fatti da noi della dea Mefite, del luogo ansante della dea Mefite. Ecco, attaccate al tuo cappello ci sono proprio delle pinax, delle tavolette votive che venivano trovate dove? Venivano trovate nei pozzi votivi e venivano date in dono alla dea Mefite, che per il passaggio per avvicinarsi verso il tempio venivano date a riconoscenza e ringraziando la dea, venivano date alla dea Mefite. Questi e altri oggetti ancora più grandi, di cui c'è la Xoanon, è un manufatto in legno di 2000 anni fa che troveremo degli oggetti particolari nel museo, sono delle foto, ma gli originali sono ad Avellino, nel museo alpino di Avellino. Questo che vediamo qui, l'immagine della Xoanon, questa rappresenta l'uomo dato in dono alla dea nei pozzi votivi, il quale è stato trovato nella ricerca sempre nei pozzi votivi, è stato trovato questo manufatto in legno di 1,60 m, fatto in stile fiammifero, cioè senza braccia, e con raschiature, pietre taglienti. Da quel tempo non si usavano scalpelli in questo territorio, quindi è stata fatta questa immagine data in dono alla dea Mefite. Allora, come lavori? In realtà nelle tue opere d'arte c'è l'utilizzo delle polveri della mefite. Sì, più di 40 colori forti e attenuati che riguardano sempre alla sabbia e colore roccia, sia colore ruggine, giallo, roccia, bianco, insomma più colori che setacciandoli e raccogliendo in alcuni posti non è che è troppo semplice prendere queste cose, perché c'è la risulforosa che può essere pericolosa, quindi bisogna andare in dei momenti che il tempo ti fa arrivare in quei luoghi, in quei posti per prendere questi colori. Il laboratorio degli artisti è nel centro antico di Rocca San Felice, paese di pietra, sospeso nel tempo, paese gioiello nella Valle d'Ansanto. Venendo a Rocca si ha l'impressione di vivere in un altro periodo del tempo, dove tutto si è fermato, dove ancora c'è la ricerca del compagno, dell'amico, del vicino di casa. La magia di questo luogo è la Mefite, che racchiude storia, tradizione ma anche mistero, ma nello stesso tempo c'è anche i profumi di una terra che sa di sacrifici del passato, ma soprattutto è un luogo da visitare, c'è un ambiente, ci sono boschi, prati, c'è un mix che mette insieme anche gli angoli, i vicoli, le strade di Rocca San Felice, come anche altri centri, che parlano, raccontano la storia delle persone e ancora di più di un territorio. La bellezza di questo paese è quella di aver conservato ciò, la tipologia rurale tipica dei paesi medievali. Qui si respira il Medioevo. Mi rilasso perché è una tranquillità bellissima.
Rocca San Felice è sicuramente uno dei borghi più belli dell'Altirpinia. È bello perché è molto, molto, molto accogliente, molto curato. Rocca basa la sua bellezza su degli elementi architettonici che creano un'armonia che è unica, difficile da trovare all'interno di altri paesi qui in Irpinia. Qual è la grande bellezza di questo comune? Quali sono anche le strategie di promozione territoriale in questa ripresa post-Covid? Allora, le bellezze sono quelle che la natura ha voluto dare a Rocca San Felice. Il nostro impegno è stato quello di valorizzarle, e che non è mai sufficiente arrivare a una conclusione di valorizzazione, ma dobbiamo sempre insistere perché ci teniamo a che il nostro patrimonio, perché il nostro obiettivo, quello dell'amministrazione, è quello di valorizzare l'esistente, le cose che le situazioni che sono presenti, non ci dobbiamo inventare niente. Ma soprattutto il borgo, la Rocca, che è un vero e proprio salto nel passato, fate anche una manifestazione che dà la possibilità di rivivere davvero un pizzico di medioevo. Facciamo una manifestazione che quest'anno, dopo il fermo di 2 anni, ha avuto un successo incredibile, strepitoso, di partecipazione, 4 giorni, insomma, parliamo di 40-50 mila persone che sono venute a visitare Rocca. E quindi noi ci teniamo molto a che questa manifestazione possa avere sempre più successo, cercando però di coordinarla anche con gli altri paesi che hanno le stesse caratteristiche medievali di Rocca San Felice. Una delle caratteristiche principali di Rocca è proprio quella della pietra, la pietra locale. Altra tipicità strutturale è quella dei tetti che terminano con la famosa romanella. Cos'è la romanella? La romanella è una doppia fila di mattoni con doppi coppi girati verso sotto. Rocca è bella perché c'è anche l'affetto di tutte le persone verso il paese, un vero affetto che si vede ad ogni singolo balcone che è completamente ricoperto di gerani, ad ogni singola porta che è completamente spazzata ogni mattina dalle signore del luogo. Siamo nella piazza principale e vediamo proprio il tipico insediamento urbano che ha fatto di Rocca davvero uno dei siti culturali più belli dell'Altirpinia. Sì, sì, sicuramente. A Rocca l'elemento principale è sicuramente il tiglio, è un vero e proprio simbolo di Rocca San Felice. Alla fine il tiglio, si dice che da quando è stato piantato, le conosce tutte le storie di Rocca, perché tutti quanti sotto al tiglio è il punto di ritrovo del paese. Rocca San Felice, questa piazza è un po' il simbolo della comunità di Rocca San Felice. Professore, diamo innanzitutto qualche descrizione delle meraviglie che ci troviamo intorno. L'aspetto più importante della piazza, l'elemento più significativo è il tiglio. Poi sulla parte destra c'è la fontana. La fontana ha una particolarità, a parte che è acqua che sorge a Rocca San Felice, ma una particolarità perché possiamo definirla come una fontana tridimensionale. Perché tridimensionale? Perché ci sono 3 tipi di acque in questa fontana. Il primo tipo di acqua è quello che in effetti è quello che serve per bere per le persone. Il secondo tipo di acqua che in effetti scorre in queste vacche serviva molti anni fa per far abbeverare gli animali, mentre al di sotto della fontana c'è il lavatoio dove le donne andavano a lavorare. Si vede chiaramente la tridimensionata della fontana. 3 dimensioni, 3 anime della comunità. E questa tridimensionalità è descritta nelle lapidi che sono vicino, sono proprio a ridosso della fontana, dove sta descritta proprio la funzione della fontana, le 3 funzioni della fontana. Questa è una fontana che è stata spostata qua nel 1600 perché prima stava in via Croce, e da quel momento è diventata il simbolo del paese insieme al Tiglio, perché poi in effetti molti anni fa alla fontana si avvicinavano le donne per l'acqua, perché quando non c'era l'acqua poteva bene le case, e quindi era un punto di raccolta delle donne, di chiacchiere, di inciuci e di tutto quello che in effetti succedeva nei piccoli paesi.
Poi abbiamo il palazzo De Antonellis di fronte alla fontana, e di cui la cosa più bella sicuramente è la loggiata, tutta in pietra e tutta arricchita e abbellita da gerani stupendi. È un palazzo molto antico, e un palazzo molto antico che è dotato di un cortile meraviglioso in cui durante l'estate poi vengono tenute anche delle manifestazioni. I Crocca, sostanzialmente, i Crocca Paese non hanno avuto mai una cultura e un'economia agricola, ma hanno avuto una cultura e un'economia tipicamente artigianale. Quindi le maestranze, l'identità forte del saper fare con le mani che fa parte della comunità di Rocca San Felice. Hai delle foto meravigliose che stiamo mostrando in televisione che raccontano proprio questa forza lavoro che è tipica di Rocca San Felice. Sì, soprattutto per i muratori, perché i muratori c'erano 4, 5, 6 squadre di muratori che andavano a lavorare a Sant'Angelo de Lombardi, a Frigento, a Torella, fino ad Avellino, per esempio, perché mi diceva mio padre che in effetti il muro di cinta della caserma di Avellino, la caserma militare di Avellino, è stata fatta ai muratori di Rocca. Museo a due passi dal castello che racconta la Dea Mefite, ma non solo, e soprattutto i tesori della Valle d'Ansanto. Sì, è il Museo Civico di Rocca San Felice, Don Nicola Gambino, che alla fine è stato il promotore degli scavi fatti alla Mefite negli anni 60. Durante gli scavi fatti negli anni 60 sono state ritrovate le Xuanon, che sono adesso al Museo Erpino di Avellino conservate. E il museo ha quest'area dedicata, diciamo, tramite fotografie ai reperti della Mefite, ma poi c'ha i reperti che sono stati trovati qui sul castello durante gli scavi fatti negli anni 90. E che ci ricordano che comunque il castello era soltanto non sono oggetti ricchi, diciamo, non è, di vita quotidiana, piccoli oggetti di vita quotidiana, che ci ricordano che il castello fondamentalmente è stato un punto difensivo del Ducato di Benevento e poi successivamente una piccola prigione negli anni successivi. Allora, rivolgendoci verso ovest, si può vedere il massiccio del Partenio, Monte Vergine è visibilissima sulla sinistra. Ancora spostandoci a destra c'è il gruppo del Taburno Camposauro, che domina le valli sovrastanti Benevento. Spostandoci invece verso sud abbiamo tutti i Monti Picentini, quell'altura è il Terminio. A sinistra del Terminio ci sono i Monti di Montella, la Celica, la valle che porta verso Acerno, il massiccio del Cervialto che sovrasta il lago Carsico di Laceno. Spostandoci verso sud si intravede la valle del Sele, Sant'Angelo de Lombardi, e in questa zona dove si vede questa piccola cava c'è qualcosa di importante da raccontare, il senso di questa rocca che nasce a presidio del confine tra i due ducati di Benevento e di Salerno, divenute poi principati. Per fortificare questo confine furono adottati delle strutture difensive come il castello di Torella, il castello di Rocca, la vicina guardia e il castello di Sant'Angelo dei Lombardi. Presidente, tra me e te c'è il vero e proprio tesoro, diciamo, delle tavole di Rocca San Felice, il Carmasciano. Innanzitutto Carmasciano, che vuol dire? Carmasciano deriva da un vecchio soldato, Carmasius romano, a cui furono assegnate delle terre qui proprio nel comune comune di Rocca San Felice. Infatti Carmasciano ad oggi è una frazione che si interessa a tre comuni, il comune di Guardia de Lombardi, Rocca San Felice e Frigento. Perché il Carmasciano? È molto importante. Il Carmasciano è molto importante perché è un vero e proprio prodotto tipico, da pochi mesi è anche un presidio slow food, perché effettivamente rispecchia pienamente la caratteristica del prodotto di una zona, in quanto è fortemente influenzato dalla Mefite. La Mefite come influenza il Carmasciano? Influenza il Carmasciano tramite lo zolfo. Lo zolfo è di cui è ricca la Mefite, rientra all'interno del circuito alimentare tramite l'erba.
Oggi un viaggio meraviglioso. Rocca San Felice, la Valle d'Ansanto, la Mifite, una poesia che racconta una favola sospesa tra cielo e terra e secoli passati. Certamente l'hai ben inquadrata. A Rocca San Felice c'è una storia. Intorno al castello, nelle notti di estate e di luna piena, aleggia lo spirito di Margherita di Svevia. E quindi intorno a questa aleggiare, aleggia anche la speranza, perché tra la tipicità del territorio, tra la storia, il fascino delle pietre, la rocca, il castello, ma anche la mefite, la tipicità dei prodotti, la speranza di un domani migliore per l'Irpinia. Quindi noi dovremmo fare in modo tale che questo territorio abbia un marchio unico, l'Irpinia, un nome che è garanzia di qualità, di genuinità, di cultura, di tradizione, di storia, ma anche e soprattutto della cultura dell'accoglienza, che è quell'additivo positivo che aiuta a far crescere anche le comunità e a farle restare qui. Partendo dal castello vediamo cieli e spazi meravigliosi, vediamo un verde che è tipico dell'Irpinia, scopriamo gli odori e i sapori di una terra che ha saggezza e profondità della civiltà contadina, è un avamposto soprattutto da mettere in campo in alternativa all'abbandono delle zone interne. La dorsale appenninica, oggi qui rappresentata da Rocca San Felice, può essere un'alternativa alla crescita demografica delle fasce costiere e può essere una prospettiva per una qualità della vita per chi vuole stare meglio.